ma di fatto il trattato non c'è già, perché, per esempio, questa è una notizia che non avete, gli uomini della Guardia di Finanza che erano sulle motovedette per fare da controllo a ciò che facevano i libici che ne avevano il comando, sono nella nostra ambasciata, quindi di fatto il trattato è inoperante, è sospeso di fatto in questo momento. Rapporto annuale del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi per l'anno 2007. Valori delle autorizzazioni all'esportazione di armi verso la Libia. 56.717.448 euro. Armi categoria 6, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare. Armi categoria 10, aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti per uso militare. Rapporto annuale del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi per l'anno 2008. Valori delle autorizzazioni all'esportazione di armi verso la Libia. 93.218.687 euro. Armi categoria 4, bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri. Armi categoria 5, apparecchiature per la direzione del tiro. Armi categoria 10, aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti per uso militare. Rapporto annuale del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi per l'anno 2009. Valori delle autorizzazioni all'esportazione di armi verso la Libia. 111.796.654 euro. Armi categoria 10, aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti per uso militare. Armi categoria 11, apparecchiature elettroniche. Armi categoria 13, corazzature di protezione, materiali speciali blindati per uso militare. Armi categoria 15, apparecchiature per la visione d'immagini. Rapporto annuale del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi anno 2010.